Coach Enrico Fabbri, una squadra che si proponeva la valorizzazione dei giovani e che si trova ad affrontare una semifinale playoff. Allora, credo che quest'annata la devo ricordare con diverse sfaccettature, ma mai pensato che la mia squadra avesse mollato o ci fosse gente che volesse mollare. Abbiamo dimostrato oggi col cuore che volevamo andare in semifinale contro la prima della classe, fra l'altro. È stato un momento, siamo stati veramente non bene fisicamente, non bene come gioco, ma nel momento in cui c'era cacciare il carattere, sta squadra l'ha fatto. Forse nell'anno in cui la squadra è costata meno e ha valorizzato di più i giovani, forse nell'anno in cui c'era più da faticare, questa squadra ha dimostrato ancora una volta l'orgoglio che aveva. Merita sicuramente più affetto da parte di Pescara, perché hanno molto di più i tifosi loro rispetto ai nostri e si facevano sentire molto di più. Merita di più, questo sicuro, perché questi ragazzi oggi hanno dimostrato che sono andati in semifinali. Credo che per la storia dell'Amatori Pescara sia la prima volta che raggiunge la semifinale dei playoff di Serie B, quindi nell'anno più costata meno, dove la squadra è costata meno e rispetto anche a un po' troppe critiche verso questa squadra, credo che abbia ottenuto veramente un buon risultato. Oggi siamo lì e siamo orgogliosi di aver fatto questa grande prestazione. Adesso vi aspetta il Latina, la squadra più forte, la capolista. Che chance avete? Ma noi andiamo là con la mente sgombra, non abbiamo niente da pretendere. Noi siamo lì per fare la nostra partita con la mente sgombra, avremo le mani libere, la testa libera, giocheremo tranquilli e faremo la nostra partita. Poi le partite playoff sono strane, avete visto. Noi abbiamo vinto bene gara 1 soffrendo, anche lì ci hanno rimontato in gara terzo e quarto, poi laggiù invece uguale, siamo sempre stati sotto, non siamo mai entrati in ritmo. Invece questa gara 3 siamo andati benissimo, poi abbiamo risubito il loro rientro, perché è una squadra con grandi talento, non ce lo scordiamo, i nomi che ha rispetto anche a noi, molto più esperienza, e di conseguenza ci sta. I playoff sono strani, vediamo cosa succede, può succedere di tutto. Nei playoff ne ho viste tante, ho 20 anni e le faccio, quindi qualcosa ho visto. Grazie, grazie. Quindi è la prima volta, la prima semifinale?